La relazione
operazioni di queste sostanze in cui entrate 3.346.99 e uscite 3.361.086.87 che finanziano le uscite 3.332.16 in realtà 3.362.542.70. Io ometterei di leggere, diciamo, i quadri sinottici, stanno direttamente nella linea di grazie per sempre, per seguire ripetere, insomma, quindi... Tale direzione va comunicato al Consiglio, ovviamente questo è fatto in verità del mio testo. Tale direzione va comunicato al Consiglio Comunale per una seduta utile, secondo quanto stabilito dal regolamento di giustizia. Per la data della direzione, non è necessario per avere le misure dei punti, ai sensi dell'articolo 239 del 1 lettera di 22 del testo di regolamento, a quale la stessa è stata emessa, attesa la necessità di qualche dimensione verificata, in sede di esame del rendiconto della gestione, dando le conto della preparazione l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alla creazione di bilanci approvati nel corso dell'esercizio. Fin qui l'esplicazione, diciamo, della giunta. Va detto che la comunicazione di stasera non può tenere conto della mancata conversione del decreto legislativo 154 per il 2000. Come si precisa, infatti, nel provvedimento di mancata. Come si precisa nel provvedimento di mancata conversione? Del Ministero della Giustizia, senza il medesimo articolo 1, comma 2 della legge 18 dicembre 2020-1976, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti sui rapporti giuridici sulla base del medesimo decreto legge del 23 novembre 2020-1954. Ciò sta a significare che i rapporti sotto in base alla delibera della Giunta Comunale 1-18-2020 sono fatti salvi, così come gli tanto si grazie, desidero il consiglio nell'altro. Lavoriamo al punto 3, all'ordine del giorno, avete oggetto di istituzione, carne unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicità, approvazione dei regolamenti e presa d'atto delle carte. Grazie al vice sindaco della Verde. Grazie, Presidente. Il decreto legislativo numero 446-97, successivo al decreto legislativo numero 2011-6, articolo 14, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate, stabilendo che i comuni stessi possono disciplinare con posto di regolamento le proprie entrate e le tributarie, salvo per quanto attiene alla realizzazione e definizione della fattispecie di bonifica, soggetti passivi e della massima dei singoli. In ogni caso, per quanto non specificatamente regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigente. La legge 160-2019, legge di bilancio 2020, ha istituito il cosiddetto canone unico che sostituisce la seguente entrata di comune, la tassa per l'occupazione di spazi della pubblica, la TOSA, l'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche acquisizioni, per il CP, e la tassa per l'occupazione di spazi della pubblica e rente e tassa di occupazione temporanea, i prelievi sui diritti di cura ai comuni 699, 667, 668 della legge 1947-2013, vero passo, e per tutte le norme regolamentari di tale entrata sono approvate per entrata di cura del locale. Il Consiglio Comunale, pertanto, per approvare i relativi regolamenti e prendere atto di contestuali anche per fare il fermo del cosiddetto canone unico di raggiunta comunale dal 54-12-4-2021, la cui entrata di cura è fissata per legge dal 1-1-2021. Nello specifico, regolamento per l'applicazione del patto patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, 1960-2019, articolo 1, 1816-1896, 1846-1847, che consta di 1,68. Regolamento per l'applicazione del patto di concessione per l'occupazione delle aree, di spazi esattamente ordinati o a patrimoni disponibili destinati al mercato, realizzati anche in strutture attrezzate. Legge 160-2019, comma 837, che consta di 1,23 articoli. Quanto ai relativi hanno che fare la pressione fiscale sul testo di traviato rispetto alle leggi di vigore dell'anno 2020, infatti non sono state praticamente modificate. Tuttavia, considerato il permanere dell'emergenza tecnologica del Covid-19, originata dalla crisi socio-economica, si sottolinea anche nell'anno 2021 che questa amministrazione intesa adottare misure condivisibili e urgenti di sostegno all'attività commerciale. Così come segue, esenzione del 50% del spazio per gli operatori commerciali di un'intera settimana, esenzione ex posta per le attività di amministrazione di mente elevate, che va a distanza di
degli allestimenti esterni nel bilancio di finanza delle attività, garantendo la piena transitabilità regionale e regolare rispetto alle norme di stanziamento sociale previste dalla disposizione regionale e nazionale. Si specificano che le restrizioni fiscali si sostanziano da partire dal mercato di lunghi porterà a tale velocità di candidato. Quindi possiamo passare.